Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale Creazioni Notturne Bijou. Oggi in video recensioni, ho fatto degli acquisti presso una ragazza che ho conosciuto tramite Facebook, Monica Del Brocco, la quale ha un gruppo, una pagina appunto su Facebook chiamata Perlissima Materiale Bijou, se non erro. Materiale, sì, creativo bijou. Come al solito vi metto nell'info box tutti i link per arrivare a Monica, alla sua pagina e comincio subito con farvi vedere ciò che ho acquistato. Allora, il materiale era contenuto in una scatolina di queste dimensioni e all'interno di questa scatolina c'era questa bustina piena di cose, insomma, che ho acquistato. Allora, cominciamo subito. Vi comincio subito a far vedere questi perni che sono molto molto belli. Ne ho presi due. Opla, ho preso due pezzi per cui quattro. E il materiale è lottone e costano 2,80 euro la coppia. Provo ad aprire. Sono con una postazione un po' particolare. Allora, questa è la forma, mi piace moltissimo perché mi ricorda un po' la chiave di violino. Il colore è colore argento e la parte retro è fatta in questo modo. Cerco di non rompere nulla, così, e c'è questo tipo di farfallina che va a bloccare appunto l'orecchino. Sinceramente pensavo di utilizzare questo come perno per altre creazioni, però perché mi sembravano un po' piccolini, invece no, dal vivo sono comunque, ciao, caduto, venduto, si dice, sono credo di una grandezza di 5 centimetri e quindi sono proprio degli orecchini in sé, magari ci aggiungerò una goccia, qualcosa. Ricordavo di averne acquistate solo un paio di queste, però boh, non so, devo controllare perché effettivamente due di questi non sembrano eccessivi, comunque avrò sbagliato io sicuramente. E quindi ci sono questi da 2,80 euro l'uno. Poi, sempre di perni, ho acquistato questi che sono una meraviglia e sono color oro, 4 euro il paio, ne ho presi sempre due, questi li ho fatti volutamente, li ho voluti appunto a doppio perché li utilizzo per arricchire le creazioni. Allora, sono fatti in questo modo. Ecco qua. Questa va bene. Ecco, si è girata. Sicuramente era nel pacco, si è un po' girata, però va benissimo. È perfetta, come potete vedere. È molto molto bella. Ci sono questi fiorellini sul dorato con al centro uno strass. Molto bello. Ha questo forellino nella parte inferiore, in modo tale da poter agganciare appunto la propria creazione, una grandezza è di 2,5 cm, 3 cm massimo, per la stessa larghezza. Molto molto bella questo perno. Spero che si riesca a vedere, perché oggi è un po' bruttino il tempo. Poi ho preso anche questa, che è 1 metro di catena rosario viene chiamata. Non riesco ad aprirla perché credo che sia proprio sigillata a mo' di sottovuoto. È formata appunto da una base di dorata, di filo wire dorato, con delle perle della grandezza di 4 mm, il classico color panna. Dici ciao a tutti. No, devi gridare che non ti sentono. Ciao! È arrivato lui, Mister Birichino. E niente, aspetta, aspetta, mamma, non prendere nulla. E questa l'ho acquistata perché ho intenzione di fare delle creazioni per la nuova passione che mi sta coinvolgendo, che è la danza del ventre. Aspetta, aspetta, aspetta. Poi ho acquistato. Prendi solo uno, dai. Ho acquistato questi che sono dei mezzi cristalli,
color oro antico. Allora, questa catena rosario non ricordo il prezzo, sinceramente. Invece, di questi mezzi cristallo della grandezza, un attimo, mamma, della grandezza di 4 mm, costano 1,10 € e sono 60 pezzi. Sono molto molto belli. Ho acquistato poi contemporaneamente questi qui che sono le Zoli Duo, eccole qua, Zoli Duo Right, perché poi c'è anche Left, per cui destra e sinistra. Il pacchetto costa 2,50 € l'uno e sono del colore rosso Red Shim, per cui ha questa patinatura un po' luccicosa. Molto molto carini. Ho acquistato questi materiali per realizzare degli orecchini che adesso mi sfugge il nome, mi sfugge pure la creatrice, però la creativa, però li farò, li ho salvati, li ho memorizzati nella lista dei desideri infinita e li farò. Poi ho acquistato queste meravigliose filigrane, sono una meraviglia, ne ho comprati due. Che potete vedere, e nasceranno e moriranno così perché mi sono talmente piaciute, sono bloccate, per cui non vi riesco, devo aprire proprio il pezzo. Vediamo se ve la apro. Sì. Costano 2,50 € l'una, no, 3,50 € l'una. Il colore è un colore oro rosato perché c'erano tre versioni: oro antico, oro classico e l'argento. Allora, sono spettacolari, bellissime. Io qui sicuramente. Ecco, sì, adesso li dobbiamo far vedere. Hanno il foro, qui inserirò appunto la monachella, farò proprio degli orecchini semplici, senza inserire nessun tipo di abbellimento, anche se queste filigrane vengono utilizzate proprio per essere abbellite con delle perline, si possono appunto cucire delle perline. Comunque, ora come ora. Sì, mamma, grazie. Ora come ora le utilizzerò semplici così, in questo modo. Sono due. Qui lui mi fa compagnia. Allora, queste che ho in mano, sì, vedi, toh, non la rompere. Queste che ho in mano invece sono gli omaggi che gentilmente Monica mi ha donato e sono delle, come dire, delle basi in legno. Degli ovali, dei cerchi tondi con questo foro al centro e cioè hanno questo disegno un po' indiano, sono diversi. Queste hanno questo disegno rosso e queste invece tendono al viola. Questa tende al viola. Peccato che non siano, diciamo, uguali perché li avrei potuti utilizzare come orecchini. Va bene, ma grazie comunque per il prezioso, insomma, omaggio. E allora, niente, io ho finito, ho preso queste belle cose, vi consiglio di acquistare da Monica Del Brocco perché è una ragazza molto disponibile, ha dei prezzi abbastanza convenienti, sono molto belle le cose, devo dire, particolari, non ho visto in giro cose simili e quindi sono molto molto contenta di questi gioiellini che mi sono portata a casa. E niente, saluto Monica e saluto tutti voi e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!